E benvenuti, siamo qua a provare per la prima volta Baldur's Gate 3. Siamo in early access e in realtà non vedo l'ora di vedere com'è, quindi io premerei subito il pulsante play e poi passiamo ai convenevoli tipo saluti, eccetera, eccetera. Vediamo com'è. Intanto qualcuno mi ha followato su Twitch, quindi grazie per il follow. Ragazzi, sono veramente curioso di questo gioco, veramente un sacco. Io ho giocato a il primo Baldur's Gate per PC e poi i due capitoli che sono usciti invece per PS2. E specialmente quei due mi erano piaciuti veramente, veramente tanto. L'ho giocati e rigiocati più volte. Ed è stato uno dei giochi PS2 GDR hack and slash che mi è piaciuto di più. Quindi non vedo l'ora di questo gioco, insomma, sostanzialmente. Press any key to continue. Continuiamo allora. Questo è un early access, lo sappiamo. Creiamo il profilo. Creiamo il profilo. Nuovo. Questo profilo chiameremo Quarzo. Accettiamo. E nuovo gioco. Consentiamo l'accesso. Scusate. Pronti? Cercherò di non dare troppo fastidio durante specialmente i filmati con commenti e robe varie. Che schifo. Questi siamo noi, beh. Schifo, raga. Oddio. E quindi siamo stati infettati da quella specie di Kraken. Chi siamo? Oh, vediamo un po'. Siamo un uomo, origine. Ok, queste sono tutte non disponibili. Character name, ovviamente ci chiamiamo Quarzo. Anzi, Quarzum, che dà più l'idea. No. Dai, Quarzum mi piace, Quarzum. Background, ciarlatano. Allora, acolite. Hai passato la tua vita in servizio di un tempio, imparando i riti sacri e offrendo sacrifici agli dèi o al dio che adori. Insight proficiency, religion proficiency. Quindi siamo forti. Ok, abbiamo dei bonus di come si dice? Non proficiency, in italiano si dice di vabbè, di efficacia, diciamo, con l'insight, quindi capire cosa succede e con la religione? Ciarlatano, esperto nella manipolazione, tendente all'esagerazione e più che felice di trarne guadagno. Quindi siamo forti invece nella deception, quindi nel ingannare l'altro. Sleight of hand. Sleight of hand non so cosa significhi, vediamo. Ciarlatano, criminale.
hai una storia personale piena di, insomma, hai rotto la legge, hai, come si dice in italiano? Vabbè, non mi viene. Hai rotto la legge, e molto spesso, e sopravvivi utilizzando, sfruttando le tue connessioni non proprio legali, anzi, meno che legali. Quindi sempre deception, quindi sai ingannare, ma in più c'hai anche lo stealth, quindi sei anche poco percettibile, un po' invisibile, tra virgolette. Entertainer, quindi intrattenitore. Vivi per divertire, tra virgolette, il tuo pubblico, e sei acrobatico e hai una proficiency nella performance. Folk Hero, quanti ce ne sono? È una madosca, ragazzi! Ma quando finiamo qua? Allora, vediamo queste. Insight, persuasion, quindi persuadiamo. Nobile, history o persuasion. Ok, persuasion mi piace. Medicina e religione, atletica e survival, questo mi piace. You grew up in the wilds, quindi questo è nato nella natura selvaggia. E ha imparato a sopravvivere distante dai comfort della civiltà. Saggio, arcano e storia. Outlander mi piace anche Sailor. Ok, quindi mare. Soldier, e quindi abbiamo athletics e intimidation, quindi atletico e intimidatorio. Urchin. Sleight of hand e stealth. Sleight of hand credo che sia lo scippo, immagino, e stealth. Però non mi piacciono i ladri. Insight e religion, ok, ciarlatano, criminale. Allora, a me piace il ciarlatano, mi piace il criminale. E mi piace l'outlander, ma credo che andrò per outlander. Ce l'abbiamo fatta. E va bene. Razza. Allora, elfo. High Elf, ah, ci sono anche le sottorazze. L'elfo alto. Oh, questa cosa là, una spell che abbiamo dall'inizio. Crei una immagine illusoria che distrae le creature vicine, e facendole investigare, ok? E puoi rimanere nascosto mentre utilizzi questa spell. Allora. Race features, scusate, devo vedere se ho fatto iniziare il video. Sì, ho fatto iniziare il video, va bene, è andata bene. Quindi, le caratteristiche di questa razza. Ok, percezione. Oh, qui non si vede tutto. Però, vabbè. Quindi, percezione. Ok, la magia non ti può mettere a dormire e non puoi essere affascinato. Dexterity. Allora, questa cosa, questa abilità influenza la tua possibilità di colpire e quindi di non mancare il colpo e il tuo danno con le armi che si basano sulla desterità. Influenza anche la tua possibilità di andare primo in combattimento, iniziativa, e la possibilità che il nemico ti colpisca e che non missi il colpo. Quindi praticamente è una sorta. No, questa è una dexterity, si dice destrezza. Ok, destrezza. Quindi ci piacciono le spade lunghe, le spade corte, gli archi e dark vision, ovvero possiamo vedere nell'oscurità entro 12 metri. Ok, e questo è l'High Elf. Gli altri sono diversi? Fleet of the Foot. Ok, è più veloce. Sono leggermente diversi gli altri elfi. Vabbè, gli elfi non mi interessano. Tiefling. Allora, cos'è un Tiefling? Legato a Nessus, lo strato più profondo dell'inferno, degli inferi, questi Tiefling, entrano
ereditano l'abilità di utilizzare il fuoco e, oh bello, di utilizzare il fuoco e l'oscurità da dalla linea di sangue, linea sanguigna dell'arcidiavolo Asmodeus. Mi piace questa roba. E le caratteristiche della razza sono che hanno dark vision come gli altri, quindi possono vedere nell'oscurità, e il tuo sangue ti protegge dalle fiamme abissali o non. Hai resistenza al fuoco e prendi solo metà di danno da esso. Ok, figo. Intelligenza. Ok, questa è la probabilità che le sue spell possano effettivamente colpire. Carisma. Poi taumaturgia, non lo so cos'è. Manifesta un segno di potere supernaturale, sovrannaturale, che ti conferisce vantaggi sull'intimidazione e sulla performance. Ok. Ma ce ne sono tantissimi, ragazzi. Questo sempre dalle fiamme, dark vision. Ah, manca il cantrips. Questa è una mano. Crei una mano spettrale che può manipolare e interagire con gli oggetti. Carina questa. Questo invece è quello di prima. Ok. Draw. Che è? Oh, vediamo intanto cosa... Ah, vedete, qua cambiano anche forza, intelligenza, wisdom, quindi saggezza, carisma e... Ah, vediamo anche cosa sono questi. Scusate se ci metto tanto, ma mi sembra giusto esplorarle bene queste cose, visto che voglio parlarne e portarlo su YouTube. Quindi forza. La forza influenza la tua possibilità di colpire e il tuo danno con armi che si basano sulla forza. E inoltre influenza nella distanza che puoi saltare e il peso che puoi portare. Questa è la destrezza. Influenza la tua possibilità di colpire, perché potresti anche mancare il bersaglio. Più alta destrezza hai, meno possibilità c'è che cambi il bersaglio, che manchi il bersaglio. E il tuo danno con le armi basate sulla destrezza. Influenza anche la tua possibilità di andare primo in combattimento e la possibilità che il nemico manchi il colpo su di te. Costituzione. Praticamente il numero di HP che abbiamo e quindi l'ammontare di danno che possiamo sopportare prima di morire. Intelligenza. The likelihood spells will land. Quindi la probabilità che che gli incantesimi effettivamente colpiscano il bersaglio. Wisdom. The likelihood their spells will land. Ok. Sembra che sia la stessa cosa. Ah, questa però è per i maghi. Mentre i maghi utilizzano l'intelligenza come la propria abilità per castare, mentre i druidi, i ranger e i clerici utilizzano la saggezza come loro abilità per castare. E dopo qua lo vedremo nelle classi. Quindi probabilmente lui, se prendessi lui, dovrei metterlo clerico, ranger o druido e non mago, perché ovviamente lui ha tanta wisdom. Cantrips. Queste dovrebbero essere le spell, ma non sono sicuro. Ok. E queste sono le tre che abbiamo, che avremmo. Fiamma sacra. Una fiamma che fa danni. Divination Camp. Bestow guidance upon a creature. Quindi conferisci la guida di una creatura. Vabbè, ragazzi, ancora non è uscito in italiano, quindi è per questo che non lo porto su Twitch. Ci saranno dei problemini leggeri con la traduzione, ma non dovrebbe essere un gran problema. Comunque, bestow guidance significa proprio conferire guida. Sai, no, quando guidi una persona su una creatura, quindi forse puoi controllare qualcosa.
E poi dovremo anche capire cos'è questo D4 bonus. Vedremo. Così è per andare avanti, ma non ci interessa. Oh, il Trifling. E allora, il Trifling, dicevamo, praticamente cambia la destrezza, il karma, cioè no, il karma, scusa, il carisma. Destrezza, carisma, intelligenza per ora. L'umano è più forte invece e più saggio, costituzione 14, 13, ha anche più costituzione e ha anche molta wisdom. Il drow cosa fa? Illuminano, ok. Carisma, rapier proficiency, add your proficiency bonus to attack rolls with rapiers. Rapiers è un tipo di arma, ok, e quindi è forte con quella lì e con le spade corte e con la balestra a mano. Ah, dark vision superiore addirittura. Questo può vedere non a 12 metri nell'oscurità, ma a 24 metri. Questo mi piace un sacco, l'apparenza, a dir la verità. Allora, e questo è praticamente molto simile. L'Olf Seulin, vabbè. Però sono due questi, ok. Umani. E è questo. La faccia più comune di Ferun. Gitanki. Guerrieri dal piano astrale. E c'hanno la mano. E loro hanno wisdom. Ah, hanno tanta forza loro. Più degli umani addirittura. Questo mi piace un bel po', vi dico la verità. Anche proprio a livello di... semplicemente a livello di apparenza. Vabbè, quindi arriviamo qua. E questi, c'è solo questa razza qui, non ci sono sub-razze. Survival. Ah, questo è un clerico. Quindi wisdom. Ok, abbiamo le classi già là. Non l'avevo visto. Non l'avevo visto, va bene. Allora, buoni. Quindi abbiamo questo qua che è molto forte praticamente. E utilizza le armi corpo a corpo. Questo è un guerriero da corpo a corpo sostanzialmente. I nani. Come diceva Richard Benson. Costituzione. Le asce. I martelli. E Dark Vision. Ok, sono più resistenti, sono più lenti, non hanno tanta forza però in realtà. E va bene, e questo è il Gold Dwarf, mentre questo, lo Shield Dwarf, è più forte ancora. Cioè ha almeno 16 di forza. E poi c'è, niente, Gold Dwarf, Shield Dwarf. Half elf, quindi metà elfo. E halfling. Cos'è un halfling? Stealthy but social. Strong heart, quindi questo è più forte. Allora ragazzi, a me quelli che piacciono sono lui o lui e questo. Quindi rapier, come si chiamano, lame corte, quindi spade corte, e la balestra. Non sono esattamente le armi che preferisco di solito, però il rapier mi sa che è una roba che attacca da distante. Un attimo che lo cerco anche, così almeno vediamo effettivamente cos'è. Perché mi pare che tipo, mi dà l'idea di rampino, ma non è. E voglio vedere cosa sia. Forse è un...
Ah, uno stocco. No, lo spadino no, ragazzi, lo odio. È quello con il coso davanti. No, non mi piace proprio. Non posso prendere lui, mi dispiace. Mentre le armi che può utilizzare lui, quali sono? Lui può utilizzare tutto, ma non c'ha proficiency con le armi lui. E nemmeno lui. E in realtà, allora, a me non piace la sua faccia minimamente. Io prendo lui, ragazzi. Ho deciso. Apparenza, voce. Come? Something just woke up down here. A tidy slot, but no room. Questi sono i colori della pelle. Ok. In realtà mi piace parecchio questo colore qua. Sì, io lo lascerei qua. Possiamo cambiare la faccia. A me in realtà piace di più. Allora, la 1 no. Questa è carina, la 3. Forse la 5. Le corna. Mamma. Ma piccoline non ci stanno. Beh. Forse il 4, il 5. Ma cos'è sta roba? No, va bene, il 5. Colore degli occhi. Mi sembra più umano così, mi piace di più. Classe. Allora, è un clerico. Rappresentativi degli dei che adorano. Che hanno, insomma, magie molto potenti. Posso sceglierlo. E ovviamente ogni cosa potenzia qualcosa. E invece i fighters sono forti nell'arte del combattimento. Ok. Ranger sono forti con le armi da distanza. Ah no? No, sono cacciatori praticamente. Rogue, stealth skill, uncanny reflexes, rogue is a deal. Ok, sono molto versatili e sono molto stealth. Warlock. Ok, loro scambiano la loro lealtà per abilità soprannaturali e magie uniche. Sottoclasse, The Fiend, Spell, Armor of Agathys, A Spectral Photo. Ok, è un'armatura. Ok, prendono danno necrotico e non possono reagire. E invece questi cantrip che sono, non sono esattamente delle spell, quindi. The Great Old One. Mi piacciono i warlock per ora. Sì, allora, guadagnano strani poteri sull'entropia e sulla mente. Eldritch Blast. Beam of Crackling Energy, quindi un raggio di energia crepitante che fa danni. Ok, Blade Ward guadagna resistenza a bludgeoning, piercing and slashing damage from weapon attacks. Ok, meno danni dalle armi. Questa è una risata. Infliggi a una creatura delle fitte di risata, lasciandoli quindi proni, cioè ribaltati per terra, e incapacitati, cioè li rendi praticamente inutili perché stanno ridendo e non riescono a smettere. Bellissima sta cosa. Dissonant Whispers. Ok, infligge paura e fa danni psichici.
Questo mi piace, The Great Old One. Oh, Warlock, The Great Old One mi piace parecchio. E poi Wizard, mamma, le spell. Ah, customize. Allora, cantrips can be cast at will with no preparation or spell slot needed. Quindi i cantrips sono praticamente delle magie che possiamo utilizzare senza preparazione o spell slot, che dobbiamo capire che cavolo sia. E quindi se io vado da Warlock e vado da lui, io posso cambiarle. Posso mettere Chill Touch. Assalti una creatura con il freddo della tomba, sostanzialmente. Prende danno necrotico e non può riguadagnare HP. Ok. Friends. Inflict Friends. Incanta una creatura non ostile per guadagnare vantaggio sul carisma contro di lei. Quindi per, immagino, convincere qualcuno a fare qualcosa. Illusione minore l'abbiamo vista prima. Poison Spray. Proietti un puff, una nuvola di gas velenoso che fa danno. Two Strike. Divine a character's defenses to give you advantage on attack roll against it. Ok, quindi per riuscire a colpirlo sicuramente. Va bene, io lascerei questi perché veramente non sono in grado di decidere. Quante ce ne sono? Questa è bella. Vabbè, veramente troppa roba. Veramente troppa roba. Io direi che... Oh, non avevo capito che potevo avvicinarmi, ragazzi. Bellissimo. Skills, io lo lascio così, raga. Mi piace. You receive a bonus to every skill that you are proficient in. This bonus increases as you gain levels in your class and applies to all checks for that skill. Quindi, un bonus. Arcana cos'è? Conoscenza della magia e le sue applicazioni. Enchanted items, quindi oggetti incantati o magie potenti. Mi piace Arcana sicuramente. Deception no, Intimidation. L'uso delle minacce nel discorso, forzando gli altri a fare quello che vuoi, sostanzialmente. Skills without proficiency. Ok, quindi devo sceglierne due. Religion. Nature. Esperienza di flora e fauna. Boh, io lascio questi due, ragazzi, per ora. Mi sembrano le migliori. No, abilità. Se io chiudo... Oh, aspetta, qua che c'è? Perché non si vede tutto lo schermo, ragazzi? Fatemi vedere se riesco a... Video. Allora, vediamo fake full screen com'è. Ok, questo è fake full screen, che non so bene cosa significhi, però io continuo a non vedere questa parte qua giù. All skin colors. Ah, posso scendere. Ma te piasse sbocchetto. Se io chiudo. Ok, bene, abilità 0,27, quindi non posso fare niente. Andiamo avanti. Chi ti attrae? Questa è carina. Però il colore più simile al mio, insomma. Ecco, così. Oppure mezza rossa. Un po' troppo rossa. Ecco. No. Così, così, ci piace. Capelli non ci frega, tatuaggi non ci porta, make up.
a quanto la vuoi la vuoi truccata, ma che ci importa, andiamo avanti. Ok, dopo un'ora e mezza abbiamo fatto tutte, abbiamo visto le classi, abbiamo visto tutto quello che ci serviva, insomma. Poi impareremo ancora più cose, più avanti il gioco. Comunque, in teoria siamo stati impossessati noi da quell'affare che ci è entrato nell'occhio. Questo è un Kraken, Madonna che grafica. Ok, cioè basta che li tocca e li disintegra. Ostia, portali da altre dimensioni. La madre dei draghi. Ma allora questo... Ok. Non avevo capito che questi fossero contro i cattivoni. Però adesso è chiaro. Bello. Connesso i fili. Ah, questi sono i guerrieri, quelli tosti. Direi che come filmato iniziale. Ostia, noi siamo là e ci sta prendendo tutto fuoco. Siamo ancora dentro il Kraken. Masticosi? Ok. Bene, siamo qua. Early access. Journal update. Escape the Nautiloid. Ah, per L per vedere le quests. Non ci abbiamo ancora una mappa, forse? Ok, possiamo spostarci. Ah, basic movement. Click on the ground, quindi... or hold left mouse button. Ok. Ah, ah. Se tengo premuto il pulsante del mouse, lui cammina da solo.
C'ha una pozione della velocità e uno spiked bulb. Prendiamo tutto. Good. Dead good. Sono d'accordo. Someone else got out. Sì, qualcun altro è uscito. L'abbiamo vista prima, no? Vediamo se c'è qualcos'altro. Ecco. Ah, c'è pure qualcun altro quindi da qua. Ah, e quindi. Ah, camera control. WASD. No, non ci credo. Ok. Cioè, addirittura possiamo andare fino a qua dietro? Con la... Bella sta roba, ragazzi. Ok, controllo della telecamera, mi piace. Qua c'è qualcuno? No, allora, questi sono tutti quelli che sono usciti, praticamente, no? Abbiamo visto. Come facciamo ad andare fino a lassù? Adesso sono curioso di dove vada. Ah, sale da qua. Ma questo cos'è? Ok, lui era uscito, va bene. Quindi io posso andare anche quassù. Caustic bulb. E l'ho preso, va bene. Quindi era giusto per prendere un oggettino. Ah, usa il salto. Inventario. Premi I. E questo è l'inventario. Ci abbiamo pozioni per curare, Scroll of Revivify per revive a companion. Ok, Spike Bull, poi c'è uno speed, va bene. Ah, se premo O, la visuale va così, mentre questa, ok. Can't reach, non ci importa. Oh, un... Ok, grease barrel, un coso di grasso. Oh, quindi è una superficie grassa infiammabile, quindi possiamo infiammare, e che è scivolosa, e quindi se la gente, se i nemici, no, se i characters, chiunque quindi, ci passa sopra, potrebbe cadere. Fuoco dell'alchemista. Ok. Ovviamente è una roba che fa danno col fuoco. Dov'è il salto però? Non c'è ba... Cioè io posso saltare così. Ok. Ma io posso anche saltare di sotto? Secondo voi? Troppo alto? No, non posso saltare di sotto. Niente, secondo me potremmo tipo uscire da qua. Questi sono dei bulbi brine bulb. E questi li posso colpire effettivamente. Ma la questione è, li voglio colpire? Tipo, se io utilizzo azione bonus slash. Troppo in alto. Troppo distante. Quindi questo non posso usarla. Questo cos'è? Usa il salto per raggiungere, non lo raggiungerò mai. Però posso lanciare tipo... Ah, ok, questo è un pugnale, se lo lancio no. Ok, potrei lanciarlo lì. Però io non vorrei farlo. Perché non sappiamo bene. C'entra la camera. Con O... Ok, per centrarla. Cos'è? You have entered a turn-based mode. This breaks the world down into turns, which represents 6 seconds of real time. This can be used to avoid traps and perils or to use stealth. No, non voglio fare sta cosa. Senti, ho sbagliato. Non volevo fare questa cosa. Fatemi muovere. Perché... Oh, non ho capito questa roba.
aspetta, devo riuscire a togliere il coso. Keybind. Oh, perché io ho premuto la barra spaziatrice. Enter turn B. Leave shift più space. Ok, grazie. Così abbiamo capito questa cosa. Shift più space. Perfetto. No. Scusa, shift qual è? Oh, prendiamo intanto tutti gli oggetti. E però, scusate, shift è questo, no? Ok, ho tolto, bene. Adesso possiamo muoverci come vogliamo. Scusate questa interruzione un attimo, ma anche queste sono cose che vanno scoperte. Take all, anche se non c'è niente. Brain jar. Strano, sì. Un barattolo di cervello. Acquario cerebrale. Eh sì, brains. Sì, sì, sono... Viscous chair, quindi sedia. Mirnath, cos'è Mirnath? Doesn't do anything, non fa niente. Va bene. Oh, ma si avvicina tanto sta telecamera, ragazzi. Pensavo si avvicinasse di meno. Questo cos'è? Ah, ci porta su. Ci serviva sta cosa. Io vorrei anche girarla la telecamera, se possibile. Però mi sa che non si può girare. Tooltip. Left. Alt. Ma come ha girato la telecamera, sto stronzo? Allora, qui c'è qualcuno. Ma voglio capire come girare la telecamera. Scusate, vi faccio vedere tutto senza tagliare nulla, perché almeno cioè, ce l'avete pronto anche per quando lo fate voi. Autosaves, LAN connection, bla bla bla. Camera. Niente. E vabbè, ah, perfetto. Allora, praticamente tenendo premuta la rotella centrale del mouse e girando il mouse riusciamo a girare l'angolazione della camera. Andiamo a parlare con questo. Oddio, c'è il cervello da fuori. Sei venuto a salvarci. E invece? Exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. Allora, a chi sto parlando? A un cervello o a un uomo? Penso che tu sei oltre il punto di salvataggio. Dimmi cosa devo fare. Leave, possiamo andare via oppure dire che è impaurito. Io voglio sapere a chi sto parlando, ma io immagino che stia parlando con quei cosetti che lui ha messo nella faccia della gente. Ok, quindi loro sono dei... Ok, quindi stai parlando con un divoratore di intelletto. Un piccolo, un soldato dei Mind Flayers che ti hanno rapito, cioè di quelli che hanno rapito, quelli che sembrano dei Kraken con tutti i tentacoli. Quindi è un servo di quelli. Destroy the brain.
Perché loro avevano detto effettivamente che schifo. Avevano detto che erano creature nate da quel coso. Husk, che significa shell, è come shell, da quel guscio, no? Più o meno. Allora, mo da qua dove devo andare però? Io in realtà immagino che ci sia un'uscita, ma che non sia qua. Tu dove stai? Eccate. Io provo ad andare giù perché secondo me l'uscita è tipo là. Ma che figata è che posso comandare la telecamera in questa maniera, ragazzi. Sì, l'uscita è qua. Ma è bellissimo. Ma sei matto. È troppo figo. Oh, devo usare il salto. C'è abbastanza spazio. Vediamo se da qui ci riesco. Sì, ci riesco. E voilà, abbiamo saltato. C'ho una coda. Io non mi ero accorto di questa cosa, che questo personaggio ci avesse una coda. Ma a parte questo, ma raga, cioè, no, è per di. A livello grafico è una figata sta roba. Cioè, anche il fatto che noi possiamo comandare la nostra telecamera è una figata. This is your end. Lei mi vuole uccidere perché pensa. In qualche modo con il potere l'ha convinta. Ok. Quindi loro si stanno per trasformare. Loro si stanno per trasformare. Lei l'aveva scambiato per uno già trasformato, invece ancora non lo era. E ha detto: se ci uniamo riusciamo ad uscire da qua. Trasformare in che senso? Chi sei? È l'elm, eh? Onward then. Allora, io voglio sapere prima cosa in cosa ci trasformiamo. Abbiamo dei parassiti. A meno che non scappiamo e siamo, ci ripuliamo, i nostri corpi e le nostre menti saranno infettati e cambiati, insomma. Siamo diventando dei Mind Flayers. Ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Mind Flayers sono quelli con i tentacoli. Niente. Ok, prima dobbiamo uscire. E poi possiamo fare qualcosa. Onward then. Andiamo. Ok, sterminiamo gli imps. Troviamo l'elm. E troviamo l'elm e prendiamo controllo della ship. Allora, combat turns. Il combattimento avviene a turni. Ogni turno puoi fare un'azione e un'azione bonus. E puoi anche muoverti. Ordine dei turni. A roll of the dice, non of the die, è quindi un tiro di dadi a caso, decide l'ordine del turno. Questa è chiamata iniziativa, quindi chi ha l'iniziativa. E è influenzata dalla tua desterità. Più desterità hai, più è probabile che tu sia all'inizio. Azioni. Le tue azioni disponibili sono evidenziate, tipo queste due, queste qua sotto, eccetera. Azioni bonus. Le azioni bonus sono azioni che potete fare con le vostre azioni, insieme alle vostre azioni normali. Barra del movimento. La barra del movimento ti mostra quanta distanza puoi coprire durante il tuo turno. Ok. Quindi, se io volessi per esempio attaccare quello. Ma innanzitutto vediamo se ce ne sono altri in giro.
Ma mi sembra di no. Cioè, mi sembra che lui sia il più vicino. C'è anche quello lassù. Però... vabbè, allora andiamo verso questo. Io per adesso non li raggiungo... vedete, slash... troppo distante. Oppure quest'altro... no, ragazzi, ho sbagliato, non volevo farlo. Oppure quest'altro... niente, non li posso raggiungere. Non ho spell da usare. Ah no, c'ho queste. Ah, vedete, con questa ci arrivo, per esempio. E questa cosa che fa? Prende danni e diventa spaventato. E chissà che significa spaventato. Se no c'era questo. Vediamo. Gli abbiamo fatto 3 danni. Adesso però possiamo muoverci. E poi possiamo anche... dip. Coat your weapon in a surface to deal additional damage. Ah, ok. Cioè puoi inzuppare esattamente la tua spada, per esempio nel fuoco, per fare danno in più. Potrebbe essere. Quindi se io mi muovessi fino a qua e facessi dip, la mia spada è infuocata. Ma che ficata, ragazzi. Questa è una bomba. Allora, io rimarrei qua e prenderei il controllo di lei. Lei che spell c'ha? La mano. Una mano che può interagire con gli oggetti. O Second Wind per proteggersi. Poi io la farei spostare il più possibile e utilizziamo la mano. Ok, questa è una mano che ci aiuta. Quindi se io la seleziono la posso spostare? No. Hide. Ah, ci abbiamo dip, shove, per spingere un obiettivo distante in modo che non ci possa attaccare sostanzialmente. E nascondersi. Nascondiamoci. Nascondiamo anche lui? Posso? No, perché ho già fatto. Can't reach destination. Ok. E non possiamo nemmeno nasconderlo. Va bene. Passiamo il turno ai nemici. Vediamo cosa fanno. Con la barra spaziatrice ho fatto questa cosa. Lui è arrivato e ci ha attaccato. Adesso ritocca a noi. Quindi a questo punto possiamo fare un attacco, perché abbiamo anche la spada infuocata da prima, che farà più danni. E infatti l'abbiamo ucciso. E ci prendiamo tutto quello che non ha. Poi noi qui ci avremo hide, shove, dip, jump, disengage. Perché abbiamo attaccato, non possiamo più utilizzare niente tranne le pozioni o il dip. Però io a questo punto mi metterei qua e mi nasconderei. E poi faccio attaccare lei. La mano dov'è? Tipo, io posso mettere una mano qua. Giusto. E, scusa, non capisco. Io ho messo la mano lì, no? Adesso come faccio a controllarla quella mano? Così. Ok, perfetto. Ho cliccato. E con questa mano posso attaccare o spingere, lanciare o nascondermi. Cosa posso lanciare? Devo avere qualcosa da lanciare, ok? Quindi la cosa che mi conviene più fare a questo punto è spingerlo. Facciamo così, ci avviciniamo. E lo spingiamo.
L'abbiamo spinto. Non è successo niente. Lo rispingiamo? E lo facciamo cadere di sotto? Proviamoci. L'abbiamo fatto cadere di sotto. Non è successo. No, cioè, non che sia. Ah, concentrazione si è rotta. Cos'è la concentrazione? Vedremo. Ah, ok. L'ho consumata. Ho consumato qualcosa. Devo trovare dove sta questa barra per la prossima volta. Lei non può muoversi più perché abbiamo fatto muovere la mano. Lui però può muoversi. Quartzum, il nostro Quartzum. Lui c'ha ancora, vedete, 10 su 10 cos'è? La concentrazione, mi sa. E questa invece è la barra dello spostamento. Mi sa che è così. E per la concentrazione, azione, spell. Ok, spell slot. Ok, per castare una spell, quindi dobbiamo avere degli spell slot liberi, se no non lo possiamo fare. Io adesso ho degli spell slot liberi, ma non so perché non posso castare niente. Ah, non ho azioni disponibili. Questa, per questa serve sia azione che spell slot. Le azioni le ho fatte prima, quindi potevo fare un'azione. Ok, e questa qua consuma un'azione e uno spell slot contemporaneamente, perché è una spell. Il movimento è questa barra qua. E questa, e credo che sia la ah no, blood. Questa sono i miei HP. Perfetto, abbiamo capito come funziona qualcos'altro. Lui si è avvicinato, adesso mi attacca. Immagino si è avvicinato anche quell'altro. Lui c'ha una balestra. Allora, se utilizzassi questo, che è sta roba? Ok. E colpissi lui, gli farei del male. Ma proviamo un'altra spell. Proviamo Dissonant Whisper. Proviamo questa. Vedete, ci siamo illuminati in questa maniera. E adesso lo colpiamo. L'abbiamo ucciso. E abbiamo fatto parecchio male. Ci abbiamo ancora molto movimento, ma non abbiamo più azioni disponibili, a parte le azioni bonus, perché abbiamo utilizzato una spell che richiede azioni e spell slot. Vedete, in basso qua, in basso a destra, c'è scritto action più spell slot. Bene. E a questo punto posso o nascondermi o pushare o dippare. Tanto io con il movimento, oh, a questo punto io mi metto qua e mi nascondo. Poi passo a lei. Lei la facciamo avvicinare al tizio che è qua, e la facciamo attaccare, se riusciamo, con la mano. No, lei non può. Oh, ranged attack. Possiamo attaccarlo, ci arriviamo. Vediamo. 3 danni. Ok. Possiamo spostarci un po' e nasconderci, sperando che non ci veda, ma in realtà mi sa che già ci ha visto. Quindi tutto un cavolo. Vabbè, andiamo avanti. Ah, ritocca a noi, ragazzi. Attenzione. Allora a questo punto lo facciamo fuori, perché utilizzerò No, niente, ho sbagliato. Non toccava a noi ancora. Lui è andato qua. Vediamo di raggiungerlo, cioè di andare più vicino possibile a lui, almeno. Questa è solo un'azione, mentre questa è un'azione e spell slot. Lo spell slot si deve ricaricare ancora, non so quanto ci metterà. E niente, quindi utilizziamo l'Eldritch Blast per colpirlo. Gli abbiamo fatto 9 danni e abbiamo vinto la battaglia. Vediamo se ci hanno delle cose che possiamo prendere. Ah, Longsword.
range, no proficiency. Quindi non potremmo utilizzarlo. Però lo prendiamo comunque perché magari lo possiamo vendere. Vediamo se c'è qualcosa. Ah, c'è un tizio qua che ha Void Bulb e Spiked Bulb. Crea una forza che fa avvicinare tutti gli oggetti che non sono fissati a una parete. Oh, ok. Qua c'è qualcosa che possiamo esaminare? No. Qui c'è un tizio. Gli prendiamo il gold Scroll of Mage Armor. Allora, circonda una creatura in una forza magica protettiva. Prerequisito non avere un'armatura. Ok, questo scroll viene distrutto quando viene utilizzato. Ho capito. Quindi non è una roba che possiamo utilizzare sempre. Buono questo che è? Restoration. Va bene, andiamo all'elmo. Andiamo all'elmo. Oh, cos'era? Ogni tanto sento dei botti e non capisco da dove vengano. Comunque sembra molto strategico, il che mi piace assai assai. Scusate, ma mi stanno dicendo, oggi se ce la faccio installo Baldur's Gate e gli facciamo vedere che noi non solo lo abbiamo installato, ma lo stiamo già giocando. Così, per farli un po' rosicare. Oh, buoni, buoni, buoni. Cos'era questo? Oh, cerchiamo di capire cosa possiamo fare. Innanzitutto qui c'è un corpo e possiamo prendere qualcosa. Qui c'è un altro tizio. Intanto cerchiamo se c'hanno delle robe. Non c'hanno nulla. Tu? Parliamoci. Ok, lei purtroppo deve essere abbandonata perché già è stata enthralled, che non so benissimo cosa significhi, ma lo scopriremo. Allora, qua che c'è? Noi possiamo andare anche su? Qua su che c'è sta? Qui ci sono delle cose. Non so cos'è l'elm, però. Ma questi sono dei cannoni che hanno vita infinita e quindi non credo abbia senso andarli a distruggere. Però forse... Oh. Scusate, vorrei tornare al mio personaggio. Perché non ho capito qual è... Ok, siamo qua. Questo è un troll bruciato con un quill. Prendiamo sta quill. Andiamo a vedere cosa c'è qua su. Prendiamo altra roba dal troll. Questo chi è? See that? Gotta aim right between the horns. Good lad. To the helm. You are needed to survive. You are needed to survive. Seguirti non sembra una bellissima idea. Imperfect. Perché anche lui mi vuole dire di andare a questo helm? Ah, fatemi capire cosa significa helm un secondo. Helm. Lo vediamo, almeno lo capiamo. Timone, ma vattene, allora certo. Cioè, c'ha senso se dobbiamo impossessarci della nave. Questo è un altro stronzo.
credo di aver capito, credo che questi e anche lei siano in realtà impossessati. Non so se lei è impossessata, ma loro sicuramente. Lì c'è uno morto che dobbiamo andare a prendere la roba. Salta, bravo! Hai visto quanto sei agile? No, 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 no. Si è fatto male? Ma sei stupido allora. Andiamo a vedere se c'è qualcosa da prendere. Non c'era nemmeno niente da prendere. Non possiamo fare niente con i cannoni. E via, allora torniamo su. Saltiamo qua. Non c'è nemmeno bisogno di saltare. Sì, va bene, scusatemi, ho sbagliato. Non volevo cliccare là. Allora, andiamo a cercare questo timone e vediamo se i miei timori erano giustificati o meno. Oh, qua ci sono degli helm. No, degli helm, degli imp. Oh, questo è ferito. Quello ferito probabilmente lo possiamo uccidere con una spadata. E così è stato. Non possiamo prendere nulla. Ci allontaniamo il più possibile e ci nascondiamo. O niente, ci nascondiamo perché è l'unica cosa che possiamo fare. Poi abbiamo lei. Lei invece cosa può fare? Lei potrebbe attaccare con questa, oppure attaccare dalla distanza. Un danno 6+1. Se lei si avvicinasse abbastanza, forse riusciamo a raggiungerlo con l'attacco normale. No! Bastardi. Nemmeno con lo slash. Con lo slash sì, però. Però non riusciamo ad ucciderlo, quindi adesso prenderemo danni. E niente, a questo punto passa il turno. Abbiamo finito. Lui si allontana e mi colpisce con del fuoco. Giustamente. Io lo colpisco direttamente con una con l'Eldritch Blast, che dovrei riuscire ad ucciderlo. E voilà. Adesso andiamo a vedere cosa c'ha questo. Gold e Dark Ring. Oh, questo questo anello è capace di tagliare la stessa carne che decora. Quindi se te lo metti te fa male? Questo mi stai dicendo, Johnny? Chiudiamo. Andiamo a vedere quest'altro. Enthralled Student. Sì, sono completamente fuori di testa questi. Enthralled significa quello, immagino. Non so cosa significhi troll. Cioè, hanno ovviamente tutti un linguaggio poco consono all'inglese moderno. Probabilmente molto arcaico, anzi. Ed aulico pure. Questa è una membrana di muco. Attacchiamola. E voilà. L'abbiamo sfasciata. Destructible environment. Alcune parti dei tuoi dell'ambientazioni sono distruttibili. Premi CTRL control sinistro per colpire un oggetto con gli attacchi. Alcuni oggetti prendono anche danni da spell, da abilità e missili. Ok, in realtà non c'è nemmeno bisogno di premere il CTRL, però se lo premo effettivamente mi fa vedere questa cosa. E quindi ok, siamo entrati. E qui credo ci sia il questo credo sia il timone. Non toccare niente, va bene. Intanto qua recuperiamo un po' la salute. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Reliquary, che non si può aprire. C'è bisogno di una chiave. Un pod. Questo potrebbe essere. Riusciremo a salvarlo?
Allora, non c'è tempo, devo andarmene. Cerchiamo di capire che magia sta utilizzando, oppure trova qualcosa che potrebbe aprire il coperchio. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Vuoi morire per uno straniero? Vediamo la magia. Intelligence check. Quindi io posso girare il dado e vedere cosa succede. Arcana check success, ok. Warding runes. The pod won't open unless they're destroyed. Quindi ci sono delle rune guardiane. E il pod non si apre, quindi la scatola dove c'è sta tizia non si apre se non le distruggiamo. Prova a distruggere le linee magiche con un tocco. Scusate la traduzione molto veloce, ma... Sei soddisfatto? Dobbiamo andarcene. Andiamocene. Apparentemente non c'è niente che possiamo fare. Però c'è uno zaino dove ci sono 9 gold e agate. Una pietra. Qui ce n'è un altro? No. Cerchiamo di capire cos'è sta roba. Ah, premi sigillo. Arcana. Niente, non riusciamo a capirlo. Quest'altro? Aggressione. E invece questo? Unleash, rilascia. Intanto vediamo un attimo di tutorial. Gli oggetti e le porte chiuse possono essere aperti con delle chiavi. Alcuni possono anche essere scassinati con gli attrezzi dei ladri o distrutti con missili, incantesimi o attacchi manuali. Io non so se dovrei pushare questo coso. Per adesso non lo farò e andrò di qua. Come faccio a vedere la mappa? M. Allora, wow. Noi siamo qui. Dietro a me ce ne sono due di thrall catturati. Che a questo punto vorrei andare a vedere prima di proseguire da queste parti. Anzi, mi sa che questa stanza in realtà sarà una stanza abbastanza... Questa non c'era nemmeno da romperla. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Ok, siamo vicini al timone. Una volta che siamo dentro fai ciò che ti dico. Il timone è qua, quindi. Io prima andando al timone, però, voglio tornare indietro. Perché mi dicevano che c'erano due cosi intrappolati. Eccoli. Eccoli qua. Cioè, eccolo. The man isn't dead, but he's totally unresponsive. Non è morto, ma è completamente non responsivo. Mi piacerebbe aiutarla, ma chissà se ce la facciamo. Non possiamo aiutarla. Questo? Life flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. La vita luccica ancora nei suoi occhi, ma lui sembra totalmente inconsapevole di ciò che lo circonda. Allora, noi eravamo venuti da qua. Andiamo, e qui c'è l'elm. Allora, quindi dalla mappa io lo potevo vedere? Mi state dicendo? Cioè, se io apro la mappa, sì, posso vedere l'obiettivo. Quindi qua c'è qualcos'altro e io a questo punto andrei ad esplorare, perché comunque non abbiamo fretta. Quindi andiamo ed esploriamo anche questa parte. Qui c'è uno stronzo. Questo è il pod del Mind Flayer. Una donna è trappata dentro il pod. Non ti noti.
Una donna praticamente dazed, cioè diciamo confusa, allucinata. Una sedia. Ah, ci possiamo sedere se vogliamo. Sediamoci in tutte le sedie. Non ha senso. Ah, vediamo un po' il sigillo. Perfect. No, sinceramente non so cosa significhi, quindi io non lo premerei. Però ci abbiamo la chiave, gold e la candela. Esatto, ci abbiamo finalmente la chiave per quel tesoro. Ragazzi, a me il livello grafico sta piacendo un sacco. Piace molto anche la storia che è tanto interattiva, insomma, puoi decidere veramente un sacco di robe, cosa fare, cosa non fare. Dov'è il coso? Dov'è, ragazzi? Ah, è qui. Oh, e ci abbiamo gold e onyx. Iniziate a mangiare. Vediamo. Capiremo cos'è prima o poi. E adesso dobbiamo andare qua. Ok, quindi possiamo anche zoomare di più o di meno la mappa, il che è molto molto utile. Recuperiamo tutta la salute, anche se, vabbè, l'abbiamo già recuperata. Autosalvataggio appena fatto. E andiamo a recuperare il timone. Oddio, c'è una bestia. Due bestie. No, mi stacca. Ah. Wow. Dobbiamo scappare adesso. Dice lui. Do it cosa? Cioè, uccidilo, vorrei dire. Kill them or your spine is mine. Ok, quindi dobbiamo ucciderli. A me c'è qualcosa che a me puzza. Perché stiamo ascoltando quello che dice lui? Edric Blast. Un danno. Ostia. Andiamo dalle. Lui lo controllo? No, non lo controllo. Controllo solo lei. Però non è il suo turno. Dove possiamo dippare niente. Qua, però non ci riusciamo. Quindi passiamo il turno. Lui arriva e mi attacca. Ah. Ok, è il mio turno. Io mi avvicino il più possibile. E poi utilizzo o questo. Non ci arrivo. E quindi utilizzo. Oh, ma questo cos'è? Pin down. Ah, riduci la mobilità del target. Non ci interessa per adesso. Colpiamo lui. Orca missato. Male. Questa è un'azione bonus. Proviamo e così ci proteggiamo in teoria. Ok. Non ho ben capito. Però andiamo avanti e vediamo che succede. Non ci ha colpito intanto lo stronzo. Lui si è avvicinato. Adesso noi siamo vicini, quindi possiamo. Io direi che lo attacchiamo. Semplicemente. Lui quanti. Sono rimasti 3 HP. Quindi direi che intanto andiamo qua a dippare la spada.
O stronzo. A dippare la spada. Ma attaccato. Questa è un'azione bonus che però non possiamo più fare perché abbiamo già agito. Quindi andiamo via. E passiamo il turno. Lui ci raggiunge e ci colpisce. Cosa è successo qua? Ok, lei è stata missata. Intanto andiamo a prendere il tesoro, che non c'è. Lui quanti HP c'ha? Uno. Quindi ci avvicini. No, ci avviciniamo. E lo attacchiamo. Fuck. Ok, lei fa un botto di danni. Possiamo curare qualcuno? Non lei, bastarda. Vabbè, lui doveva... Va bene, sti cazzi. Ok, passiamo il turno. Lo attaccano, ma... non... Allora... Hmm. 65%, 65%. Allora, tira un item o una creatura. Quindi se io facessi throw... gli stivali. Posso addirittura tirare una piuma. Una candela. O la... questa. Per esempio se la lanciassi. Gli ho fatto 4 danni e la spada è lì, la posso poi recuperare. Figa sta cosa. Ok, adesso però devo attaccarlo pure. Ah, non ci abbiamo le azioni, quindi non posso più attaccarlo. Però ci curiamo. E ci nascondiamo. No, a parte non c'è più bisogno di nascondersi. Lui lo attacca, ma non becca. Lei si è presa una bella bastonata. Possiamo avvicinarci talmente tanto da riuscire ad attaccarlo. Con lo slash colpiamo più cose, ma non ci... No. Colpiamo solo lui. No, alla fine ho fatto slash. Vabbè, sono un coglione. Prendiamo la short sword. E... sostanzialmente non possiamo fare più niente con lei. Cioè, possiamo pushare o dippare. Pushiamo? Non siamo... usciamo lui. Vabbè, non che cambi molto. E niente, andiamo avanti. Lui è andato all'indietro e ha cercato di colpire quell'altro, ma non ci è riuscito. Adesso tocca a noi. Ci avviciniamo un po' e utilizzo Dissonant Whisper. Vediamo se riusciamo a colpirlo. L'abbiamo spaventato e abbiamo inflitto 5. Va bene. Adesso tocca a lui. Colpo critico. E adesso tocca a noi. Allora, questo lo possiamo uccidere. Con un attacco. Poi andiamo avanti. E adesso cerchiamo di aiutare quell'altro. Quindi ci avviciniamo il più possibile. Lui c'ha 23 HP. E quell'altro ce n'ha... questo chi è? Commander Zalk. 100, livello 800. Wow. Direi...
che gli tiriamo o l'Eldritch Blast. Perché questo no? Ah, perché non abbiamo la spell shot, cioè la spell slot, questo qua, che si ricarica dopo un po'. E niente, lo attacchiamo così, gli faremo 6 danni. Ostia, non è proprio tanti. Vabbè, niente. Take the transponder. Cos'è il transponder? Transponder, devo arrivare fino a là, praticamente. Quindi cerchiamo di arrivarci in più in fretta possibile. Nel frattempo che succede? Zqua! Quindi prima che colpiscano, smuoviti, ha detto lei. E purtroppo... qui ci sono anche sister stronzi adesso, non possiamo far nulla. Afanas Esaues! Ok, ci avviciniamo e adesso dobbiamo beccare qualcuno di quelli. Non ci abbiamo ancora la spell, te pigliasse, quindi utilizziamo questo. 4 danni, meglio di niente. Non possiamo dippare da nessuna parte. E quindi passiamo il turno. Lui si avvicina e cerca di colpire lei, ma non ce la fa. Lui attacca, gli fa 9 danni. E lei... oh, questo quanto è? Non ci arriviamo. Ci avviciniamo il più possibile e colpiamo. Gli abbiamo fatto solo 2 danni, però, peccato. Finito il turno. Adesso lei ne prende parecchie di botte. Che culo. Oddio, è morto. Porca vacca, ragazzi. Allora, innanzitutto ci allontaniamo. Ah. È morto? E quindi? Cos'è sta mano? Non so se devo... se arrivo là prima oppure... oppure lo resuscito. Resuscitando io tento di arrivare là. Mi sposto il più possibile, utilizzo un attacco ranged per uccidere lui se ce la faccio. E niente, finiamo il turno. Veniamo attaccati. Ma ci... lui sta continuando a colpirci. Arriva pure un altro stronzo. Chi è questo? 82. Sì, ciao. Cioè, non ci riusciremo mai. Andiamo al transponder, per favore. Ok, l'ha connesso. Arriva un dragone. Ostia. Sì, è collegato per le penne praticamente. Ok, credo ci abbia trasportato da un'altra parte. Wow. Oddio. Beh, sembra... questa è solo la parte iniziale, la parte introduttiva. Però sembra molto carino.
Anche queste illustrazioni durante il momento di caricamento sono veramente fighe. Belle assai, sì. E niente, voi fatemi sapere cosa ne pensate intanto nei commenti di questo Baldur's Gate 3 e fatemi anche sapere cosa pensate del mio video. Per esempio questa fotocam, questa webcam qua in alto a destra, a sinistra, per voi destra forse, non lo so, no, sinistra, non so se metterla o meno, forse sarebbe meglio non metterla e semplicemente sentire la voce, così che non ostacolo la visione delle immagini per voi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io vorrei continuarla questa serie su Baldur's Gate sul canale, non su Twitch, perché sennò veramente diventa pesante ogni volta tradurre sempre in inglese. E fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete vederla su Twitch, scrivetemi e magari ci riusciamo anche a portarla su Twitch. Intanto siamo sulla spiaggia, diciamo, desolata, bellissima come vedete, che è da dove continueremo la prossima volta a giocare a Baldur's Gate 3. Intanto vi ringrazio per essere stati con me, ovviamente iscrivetevi al canale se il contenuto vi piace, se volete vedere altro Baldur's Gate, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.